Devo chiedere una cosa che non c'entra niente, senatore Pardi, intanto la ringrazio, ma è una cosa che mi frulla in testa, ho letto da qualche parte, ma non so se è vero. Ma è vero che suo padre si chiamava Leo Pardi? Sì, mio padre si chiamava Leo Pardi ed era professore di zoologia. Non ci posso credere. Ed è il stato professore. Il fondatore in Italia dell'etologia. E infatti, allora, questa è vera, allora, il professor Leo Pardi. Mio padre è stato uno studioso del comportamento animale. Scusi, però, mi scusi, i suoi bisnonni, ma come, perché hanno chiamato il loro... Il mio nonno. Perché hanno, suo nonno, mi scusi, perché mio ha chiamato padre, suo padre Leo Pardi? Mio padre Leo ha trovato Pardi. Una lettera di il mio nonno al suo fratello in cui gli diceva che stava meditando di chiamare il figlio che stava arrivando Giacomo Leo. E poi ci ha rinunciato. Ha sempre pensato che di essere rimasto fregato perché avrebbe potuto farsi chiamare Giacomo Pardi. Giacomo Pardi invece, però si è consolato con lo studio del comportamento animale. Nel 1990 ha avuto il premio Balzan per l'etologia. Cioè, vi rendete conto? Il professor Quindi, Leo questo Pardi, di famiglia è mio padre. Certo, il professor Leo Pardi, padre del senatore, era anche un insegnante di zoologia. Professore di zoologia, professor Leo Pardi. Proprio così. Proprio così. Va bene, senatore, io la ringrazio. Buona giornata, ovviamente. Tanti auguri e buona giornata al senatore Pancio Pardi, figlio del professor Leo Pardi, insegnante di zoologia. È tutto vero.